losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Eccoci qua, inizia un nuovo vlog, sicuramente con tante sorprese che ci attenderanno, perché domani è il fatidico giorno della sistemazione della colonna montante del bagno nostro e vorrei farvi vedere anche il rivestimento che è arrivato. Ho visto che ci sono mattonelle, insomma, sanitari, roba del genere. Ancora una volta io vi sottolineo, se siete qua per la prima volta non sapete nulla, non ho scelto io di ristrutturare il bagno perché sono in affitto, quindi sarà tutta una sorpresa per me e per voi. È tutta una scatola chiusa, quindi appena rientreremo in casa, perché questa adesso è una casa provvisoria, parlo sempre per chi c'è qui per la prima volta e spero ci rimarrà, quando rientreremo in casa vedremo il nostro bagno come l'hanno progettato. Ecco, io incrocio le dita e spero sia come più o meno, comunque come a me piacerebbe. Sicuramente non è il bagno che io desidero, però ecco, perlomeno è un bagno ristrutturato. Il nostro comunque era stato fatto un 6 anni fa, ci hanno detto, però non è che era meraviglioso come bagnetto, quindi un po' sono felice della ristrutturazione. Dall'altra non mi piace, come ben sapete, l'incognita, ecco. Però purtroppo io sono perennemente in un'incognita nella mia vita, è sempre legge il contrappasso: più una cosa non vorresti viverla, più comunque ti ci trovi dentro, ecco. Vabbè, comunque pazienza. Oggi dal mio viso vedi che non è una delle giornate più belle, meravigliose a livello di umore, perché sono un pochettino stanca, diciamo così. Nonostante devo dire un grazie enorme alla mia famiglia che mi sostiene, che mi supporta più che supporta, perché io ho un certo punto, io tengo botta tanto, poi ho il momento in cui crollo. E questo è un periodo di vita in cui mi sto sentendo sempre che mi manca un po', come si vuol dire, la terra sotto i piedi. Però, come sempre, so già che come le fenici risorgerò dalle mie ceneri. Però ci sta anche il momento in cui siamo cenere, cenere siamo e cenere ritorneremo con me. Quindi dobbiamo accettare anche il fatto di essere cenere, perché non sempre si possiamo andare a 1000. E forse il problema di chi va a 1000 è che a volte sarebbe meglio andare solo a 100. Comunque, però siamo fatti così. Fortunatamente domani inizierò innanzitutto con uno styling, restyling nel mio volto, perché andrò da Roberta, la mia amica / estetista, e mi piace tanto andare a lei, perché tra l'altro mentre fa la ceretta lei ha un tono di voce molto rilassante, Robby, quindi mi rilassa molto questa cosa. E poi perché mi prendo comunque cura di me, è questo. Domani inizierò anche a migliorare un attimo l'alimentazione, perché basta, stiamo lievitando. Va bene il cibo, va bene condividere il cibo, perché sapete bene che io amo stare a tavola, amo cucinare per gli altri, ma amo anche mangiare con gli altri. E qualcuno si è sentito male prima mentre mia madre faceva giardinaggio. No, Kiwi sai che fa ultimamente? Beve? Non so che cosa fa. Kiwi, dove sei? Kiwi? Si nasconde. Cioè, beve di corsa e poi si affoga con l'acqua. Tipo ora si è affogata con l'acqua. Boh, comunque, vabbè. Ne beve troppo, non so che fa. No, non ho mai capito. E quindi questo. Tutti sono meravigliati, non siamo noi, tutti sono meravigliati del nostro modo di riuscire a convivere con tra così tante persone e anche comunque animali, perché siamo in una bella popolazione, ecco. In tutto siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 esseri viventi. Fino a qualche giorno fa eravamo 10 esseri viventi in questa casa.
Però devo dire, ci sappiamo gestire bene, c'è un'ottima collaborazione, quindi la cosa pesa un po' di meno. E nulla, quindi, detto ciò, ho aperto la fotocamera semplicemente per dirti che ci stanno i giorni no. Questi video nascono, i vlogger sono persone che comunque vogliono raccontare qualcosa, alla semplice quotidianità, alle scoperte che fanno, ai viaggi che fanno. Ecco, quindi il vlogger è una persona che vuole raccontare. Ma in questo caso, quando sono racconti della quotidianità, è una quotidianità che ti vuole dire che tutti abbiamo i momenti sì e i momenti no. Se uno racconta le proprie giornate, deve raccontare anche quelle che non vanno. Ed io in questo momento sono molto molto stanca, molto molto stanca. Però sono convinta che ce la farò. Perché sono, principalmente mi sento molto amata. Ecco, quindi è la mia forza questa cosa qui. E questo è quanto. Io vi lascio e ci vediamo nelle prossime clip, perché proveremo la cifra insieme domani mattina, perché adesso non mi vado a truccare, ho messo solo un po' di matita per sembrare un po' decente perché devo uscire un secondo, ho una riunione stasera, però poi mi truccherò insieme a voi, proveremo questa cipria nuova che ho comprato, che ho fatto vedere nello scorso vlog, se ancora non l'hai visto, alla fine di questo beve di l'altro. Ci vediamo dopo. Qualcuno spieghi a questo cane che quella non è una cuccia, ma il mio borsone. Rolika, vattene a cuccia, hai due cuscini. Vai. Cacciati dal borsone. Rolika, quella non è la tua cuccia. Non gliene frega niente. Sei sui miei pantaloni, ti puoi cacciare di là. Perché mi hai detto un po', mamma? Eccomi qui con il sottofondo della vicina che sta annaffiando le piante, ma fa caldo e non possiamo tenere le finestre chiuse. È la discarica del vetro che a due passi si sente un caos. Comunque, con tutti i rumori sottofondo che ci rallegrano questa ripresa, ti voglio dire che questo è il risultato di questa cipria che io vado a spalmare velocemente, così una bella spicchiettata in faccia, così veloce veloce, giusto per uniformare il colore del viso. E io sono già molto chiara, quindi a me va bene. Dovrei ammettere un po' più di blush, l'ho messo solo un po' qui, ma mi sa, dovrei fare una piccola spennellata, però mi va bene così, anche perché poi in estate magari la userò solo per illuminare i vari punti che mi servono illuminati. E quindi sono molto contenta del mio acquisto. Sono contenta che Cristina si arregge e voglia andare a Lupin a comprarle. Oggi minestrone fatto dalla mamma, buonissimo. Ma ti voglio fare vedere una cosa molto bella che ha fatto mio papà. Questo bagno l'ha costruito il mio papà, ma è qualcosa di meraviglioso. Allora, innanzitutto ti voglio fare notare i particolari di tutti questi bordi fantastici. Guarda che meraviglia lo specchio. Bello. È proprio bello. Questo è bellissimo, ma poco funzionale, a dire di mamma. E questo è un mobile sospeso. Io amo i mobili sospesi, tant'è che nel mio bagno penso di metterne uno che già ho trovato su Amazon. Il box lo faccio molto grande e comodo. Qui vabbè, i sanitari. Questo mobiletto che non ricordo dove l'avevamo comprato, ma è comodissimo. Loro hanno preso come me queste veline. Io dovrò fare la lavanderia in questo modo. Ancora non ho fatto solamente un pezzo di vetro. C'ho tutta la lavanderia da fare, lo faremo insieme, vi farò vedere. Questa qui che vedi è una plastica messa perché si vedeva tutto. Papà l'ha messa, molto bella. L'ha acquistata dai cinesi, penso. Ma guarda che meraviglia sta mattonelle bianche. Hanno tutti questi fiori disegnati. Molto bello. Poco funzionale. Ecco, qui io chiamerei mamma. Mamma, qua dovresti dare il tuo parere riguardo questo pavimento. Sempre sporco. Cosa consiglieresti alle persone di non comprarlo? No, assolutamente. Lavato dopo 2 minuti, già sporco per terra. Questo può stare 20 anni. Mamma odia questo, ha un odio profondo, ha un odio profondo. Il lavandino è fantastico perché le passa un pezzo di pezza e subito si.
È tornato Daniele, ragazzi, non si capisce niente. Svitiamo, Daniele fa un macello. Passa un pezzo di pezza ed è fantastico, super lucido. Ma il pavimento, io non so quante imprecazioni al giorno fa mia mamma perché si sporca subito. E qui c'è Daniele che è tornato col prosciutto. Ci puoi dire che pezzini ha fatto la nostra colonna montante? Ce l'hanno fatta? Sì. Avevamo il dubbio. Solo che ma fuori, perché c'era il prosciutto ancora. Quindi sono salito sopra dal ragazzo, io sto a posto, ho fatto esordio e mi chiede. Non ci sei andata, che facciamo così? Come era distratto? Io ti saluto e andiamo di nuovo. C'è il signore di sotto che comunque sta pagando i danni, diciamo, degli anni passati, non nostri, perché noi siamo arrivati da 2 mesi in questa casa e già abbiamo avuto a che fare con gente di sotto, gente di sopra. Non per problemi nostri, ovviamente, perché noi. Però ci stanno già odiando perché figurati, hanno rotto tutto il bagno, il caos che hanno creato in quel condominio. Però. Diciamo che quel signore di sotto è anziano ed è un signore che parla tantissimo, però proprio non ti dà tregua. Quindi Daniele oggi l'ha visto, ha scambiato un attimo due parole e è scappato. Se non ricominciava a parlare. No, ho scambiato due parole. Ah, non hai visto neanche? Ho approfittato che era distratto e ci hanno subito sopra. Che soggetto. Comunque ragazzi, hanno rotto anche la colonna montante e forse, penso che da domani inizieranno a mettere i sanitari e a piastrellare. Penso che se riuscivano mettevano il piatto doccia oggi. Ecco, il piatto doccia. Ma mio papà l'aveva detto, comunque dice che stanno lavorando veramente bene. Io non me ne intendo perché sono molto veloci in effetti con tutti gli imprevisti che hanno avuto. Però, questo. E non mi ricordo cos'altro volevo dire. Mi sono dimenticata. Non mi ricordo. No, detta così no, ancora tutto cellofanato. Ma io vi farei vedere. Questo è il rivestimento, molto bello, mi piace. Mattonelle per rivestimento. Piatto d'osso gigante, fantastico. Questi penso siano le torture. Tutto in cellofanato. Lavandina. Qua ci sono i sanitari. Sì, e qua la rubinetteria. Che sembra carina, devo dire. Ok. Qua tutto in cellofanato. Che è successo qua? Che punto siamo? Che hanno fatto? Penso che domani mettono il piatto doccia e si fanno il coso. Allora, qua metteranno il piatto doccia. Yes. Disposti? Sei bellissimo, ma ti vuoi levare? Allora, ci hanno spostato la porta di 15 cm. Prima era qua, adesso è là. Noi avevamo pensato, se vi ricordate, ci seguite da tempo, che qua volevamo mettere un armadio per le pulizie. Meno male che non l'abbiamo comprato, stiamo facendo l'ordine Amazon, ma meno male che non l'abbiamo fatto. Ci hanno fatto anche il lavoro alla colonna montante. Così è tutto fatto. E niente. Ah, vabbè. Pensiamo a come verrà dopo, dai. Noi siamo rimasti. È lui che gli va appresso, il problema non è. Cioè. Veramente io non ho capito che stanno facendo. Mi dà fastidio metterli sempre. Ah, ecco. Quindi si solo quando capita che si rovina l'occa così. Che hai detto? Siamo arrivati alla fine di questo vlog dove c'è una piccola clip che ho girato praticamente qualche giorno fa, dove c'è mio nipote che guida. Ed è una sensazione molto strana salire con tuo nipote, che fino all'altro giorno portavi tu in macchina, che guida, lui e il fratello accanto. Praticamente sono diventati due giganti, ormai ci hanno superato. Sono bellissimi i miei nipoti, bellissimi, non amano essere ripresi tantissimo, però sono belli. Infatti ho detto: Giuseppe, dovrei farmi pagare per quante foto mi state facendo, perché è venuto solo 2 giorni, anche lui è ripartito. È stato
quest'ultimo giorno, ecco, esattamente ieri, è stato periodo di partenze. È ripartito mio fratello, è partito Giuseppe, sono comunque entrambe persone che, oltre a volere molto bene, non vedo molto spesso perché, per causa di forza maggiore, sono fuori. E questo, stamattina sono uscita e ho comprato qualcosa che però ti faccio vedere nel prossimo vlog. Quindi io mi auguro, uno, di aver dato un senso logico a questo vlog, perché la mia vita in questo momento è talmente confusionaria, la mia testa è talmente in confusione che anche le mie riprese probabilmente sono in confusione. Quindi mi auguro di essere riuscita a portare a termine questa cosa, lo scopriremo solo ormai una volta che andrà online, perché ho messo le clip a mano che le giravo e mancava solo il finale, come sempre. Quindi questo. Se sei qua per la prima volta, iscriviti al canale, clicca la campanella che deve diventare scura, perché altrimenti, se no, le notifiche non ti arrivano. Io cerco di pubblicare più o meno 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, ma questa cosa può sempre cambiare repentinamente, quindi meglio che attivi le notifiche, così sai che ti arriva il messaggino, lei l'ha pubblicato. Che cos'altro dirti? Dirti che se vuoi che ci sentiamo su Instagram privatamente, scrivimi sotto, trovi tutte le referenze. E soprattutto, perché dovresti rimanere qui? Perché secondo me ognuno di noi ha cose diverse da dire, anche se condividiamo, non siamo pochi. Ecco, io sono arrivata anche dopo questa piattaforma di YouTube, soprattutto a livello di vlog. Ce ne sono tante donne che vloggano, anche tanti uomini, non solo donne, tante famiglie. Però secondo me ogni famiglia ha una cosa diversa da raccontare, anche se sembra che tutti facciamo più o meno cose simili, in realtà non è così. Ognuno poi ha un modo suo di vivere la vita, quindi penso che ognuno di noi può arricchirti la vita. Spero rimarrai, spero che se ci sei da tempo diffondi la notizia di questi video che comunque ti intrattengono semplicemente e possono anche insegnarti qualcosa, perché ognuno di noi ha qualcosa da insegnare nel suo piccolo. Ci vediamo alla prossima, un buon non tutto e soprattutto scialatela, nonostante tutto. A presto, ciao ciao!